ragazzi, benvenuti sul primo episodio di Girovagando per l'Italia. Adesso sono in Bologna, in Spagna, dove io vivo, e sto prendendo il pullman per andare in Zaragoza, sull'aeroporto, per prendere l'aereo e dopo andare a volare in Bergamo. E prima di tutto non so come parlare italiano veramente bene, è per questo che parlo un po' di italiano, ma vabbè. Siamo arrivati in Zaragoza. Ragazzi, guardate questa stazione perché è veramente grande, è immensa. Niente, adesso vado un attimo in bagno perché ho voglia di fare pipì. E dopo prendo un pullman, vado in aeroporto e niente, devo aspettare perché il mio aereo parte alle 6. Va bene. Niente, adesso ho un piccolo problema perché ho 5 kg di più e sto facendo il change della giacca e adesso farò il change delle ciabatte. Ok, adesso solamente ho 2 kg di più. Sono appena arrivato in Milano Centrale, adesso prendo una piadina perché ho una fame, so che sono in Lombardia e che la piadina è tipica di Emilia Romagna, ma ho fame, scusami. E dopo prendo il treno per andare in Parma. Ciao ragazzi, sono felice, non ho preso una piadina perché solamente c'erano panini, ho preso qui arroso pomodoro, mi piace un sacco qui in Milano Centrale. Niente, devo aspettare 45 minuti per il mio treno per Parma. Sono un po' stanco, ma niente, da 45 minuti entro sul treno e un'ora e mezza dopo arrivo in Parma. Secondo me sto per arrivare in Parma, sono stanco da morire e penso che ci sarà là, sì, è la mia ragazza. Adesso vi faccio vedere chi è. Ciao ragazzi, sono arrivato in Parma. Questa a Parma, grazie. Ah, tutto il giorno dicendo che sto arrivando in, no, a, ah, oh, cacchio. Ok, questa è la mia ragazza Ginevra, lei è italiana, è per quello che io posso parlare un po' di italiano. E niente, adesso vado a dormire perché sono stanco. Buonanotte.